ci sparano addosso! Originale per dei cattivi. E allora, si acchiappano i cosi rossi, ok? Non si può girare intorno all'infinito! Mi verrà una crisi epilettica! Ok, non si è andato troppo male. Per il disturbo voglio offrirti il tuo primo lancio col paracadute. Senza paracadute. Sei molto sexy così, lo sai? Ma quando è che ti levi le calze? No, non prenderla così! Guarda che cosa ho trovato! Il manuale! Qui c'è tutto! Se leggiamo, scopriremo come cavarcela! Allora c'era una volta il lume, l'armonia, l'amore, la pace! Ma è una sceneggiatura! All'improvviso, André trasforma i lume rossi in hoodlum! Il mondo è in pericolo! Ah, ecco, qui dice che Globox se n'è andato con le tue mani. Beh, fifone com'è, sarà nascosto da qualche parte. Ah, non sarà facile mettergli le mani addosso, soprattutto per te. A proposito, ho dimenticato di dirti, ogni tua azione ti fa segnare dei punti. Ecco, guarda il contatore, ti faccio vedere. Quando segni dei punti, compare l'indicatore e passi in modalità combo. È qui che si fa interessante, perché in modalità combo le tue azioni valgono molto di più. Ma non esaltarti troppo, perché la modalità combo scompare se non segni altri punti. Ultima cosa. I punti fanno accedere a dei livelli nascosti, quindi cerca di fare il punteggio migliore. Beh, il manuale non è straordinario, ma cercando bene si dovrebbero trovare due o tre cosette. Ecco! Qui dice che per saltare bisogna utilizzare il pulsante di salto. Ma davvero? Chi l'avrebbe detto? E qua dice che per attaccare bisogna premere il pulsante di attacco! Bravo! Sono serio? Pagano davvero della gente per scrivere queste stupidaggini? Non c'è un secondo da perdere! Dobbiamo riacciuffare André prima che raggiunga il cuore del mondo! Guarda, dei salvadanaio! Non sono indovino, ma ho idea che contengano qualcosa. Andiamo a chiedere ai monaci. Il cuore! È là che sono concentrate tutte le energie del mondo! Apparentemente André non ha toccato. Avete visto André? Lavasela inghiottito! Lavasela inghiottito! Con
Tiratemi fuori! O gli mordo l'unghia! Io sta razza di idioti, lo sospettavo! Andrei non è morto! Non si può tenere Globox vicino al cuore, è rischioso. Rayman, Globox è tuo amico! Portalo dal guaritore della foresta di Chiarafoglia! Lo conosco, saprà come eliminare André. Rime, attento! André è un lup... I luneri sono perversi! Darà di sicuro delle abitudini riprovevoli a Globox. Ci si rivede in Rime in 4. Ma chi ha cantato la musica? Spero di non aver rotto niente. Musica, dove sei? Chiudi e fammi uscire di qui! Attente! Rayman, bisogna che vada a farmi curare. Non arriverete mai dal corridore della foresta! Sono notare!
Globox, o mi dai da bere! O ti aspiro l'intestino grasso come fosse uno spaghetti! Studio del guaritore! Ci siamo! Hai ridere! Giudi! Presto, Rayman! Devo andare a farmi curare! Thank you.
Razza di guardone! È una vergogna! Non l'ho fatto apposta. Non ne voglio sapere! Andate a fare le vostre porcherie altrove! Sfortunato e imprudente! E chi osa entrare in casa mia? Andiamo ad accoglierlo come si deve! Di cannone Bill!
Farò di te il mio scintilletto preferito. Finalmente siamo arrivati nella landa. Comunque qui è strano di fare. Ma aspettavo che la landa fosse spaventosa e piena di fantasmi. Invece no. Che sciocco. Che sciocco, che sciocco. Povero scemo. È sempre lui il più forte e anche il mio migliore amico. E anche il mio migliore amico. Ma ne... No, questa volta non ci vado, ho paura dei dottori.
Brucia! Presto, all'ombra! Rayman, sono qui! Soccorso! Vi divertite molto a prendervela con uno tutto solo. Sì, perché? Ti dà fastidio? Oh no, certo che no. Che idea! Soccorso, soccorso. Ehi, ti va di venire al gong party di sabato? Mi piacerebbe molto, ma mi stupirei se mio papà mi lasciasse uscire dai dicatori. Sono qua!
Silenzio! Cucù! Ho detto silenzio! Ma è il mio amico! Puoi stare zitto, stupido Rasp! Reflux è il mio campione e nessun Knarren l'ha mai sconfitta! Credi tu che un aborto smembrato possa sfidarlo? Detto ciò, sono certo che il tuo amico brillerà nell'arena quando Reflux gli darà fuoco. E incominci la lotta! Mi chiedo che tipo di potere ti ha dato il Tetris. Reflux e Andrei hanno unito le loro forze e hanno rubato lo scettro di Gumzee, il re bambino degli Knarren.
Potranno invocare i Leptis e acquisire poteri inimmaginabili. Questa porta dà su una scorciatoia che vi permetterà di riprenderli. Affrettatevi! Sono carini quei guaritori, ma se che ci si affretti potrebbero almeno darci una mano. Roba da matti! Tutte le volte che c'è da salvare il mondo non c'è mai nessuno! Meno male che ci siamo. Com'è? Non siamo ancora arrivati! E i guaritori hanno il coraggio di chiamarla scorciatoia! Per fortuna ho capito come si apre la porta, ma comunque... Rotto di Glut! La scorciatoia fa una nuova deviazione! Ho la sensazione che tocchi di nuovo a me! Colimò! Shop di te! Rifate tardi, Reflux e Andre, zi sono già imbarcati. Se riescono a invocare il Leptis, riducono il mondo in fumo. No. Prendete la barca e riacciuffateli. Veniamo a cercarti! Oh, Rayman! Vattene!
Andrea è di là, ne sono certo. Una buona madre sa sempre cosa combina il suo bambino. Buongiorno. State entrando nel quartier generale di Black Luna. Temperatura esterna, meno 52. Temperatura interna, 37,2. In aumento. Siete entrati nella fonderia, il posto più caldo di Black Luna. Il controllo traffico aereo
annuncia che il Leptis sta per atterrare in cima alla torre. A causa dell'estrema suscettibilità del Dio, vi preghiamo di non... Ancora che Rayman sia più evoluto di me? Poco questa semplice domanda. Avete contato quante volte ha perso Rayman dall'inizio della partita? In ogni caso, certo più di me, visto che io non ho mai subito sconfitte. Conclusione. Vi trovate attualmente nella sala della macchina orribile. È qui. Ehi tesoro, passami il microfono. Chiamate Clifford, vi bloccate tutte le uscite! Rayman non deve toccarne la macchina orribile! Yeah.
Guarda cosa ho trovato! Non so dove sono i freni! Globox, come va? Globox, rispondimi! Oh! Hai avuto paura, eh? Oh, i miei occhiali! André! E papà e lo zio Rayman! Stiamo arrivando! Chi si diverte? André gioca già al meccanico! Oh, com'è grande l'appartamento di André! Che feste ci potrebbero fare! André, mi senti? Il tuo loft è strepitoso! Forse ci manca solo una finestra! Il mio André! Dicono che stai invocando il possente Tetri! Dimmi che non è vero! Reflux, come sei grande e forte! Sì. Con l'energia del tuo centro potrò riprodurmi all'infinito! Sì, André! Sì, André! Non... Avevo promesso di servire di Rayman su un vassoio! Divertiti! Thank you.
Anzi, sono io! Anzi, su, andiamo sul Tetris! André non può essere che lassù! Almeno si potrà dormire tutta la notte. Ma cosa ti succede? André, mi manca. Sai, ora è più felice. Guarda i lumorossi come sembrano contenti. Me ne frego. Voglio André. Non so se è una buona idea. E poi non saprei come fare. Devi spaventare un lumorosso.
parli di un'idea. Mi chiedo che potrebbe divertirsi. Mm-hmm.